È un vero e proprio anticipo d'estate quello che l'intera Sicilia sta vivendo già da diversi giorni, con cieli sereni, ampio soleggiamento e temperature schizzate su valori nettamente superiori alle medie del periodo, in particolare nelle ore diurne. A causare tutto ciò, un promontorio anticiclonico di stampo africano, aria rovente dall'entroterra sahariano, affluisce su quasi tutta l'Europa mediterranea con la colonia di Mercurio che sta raggiungendo valori da piena estate, ma il clou deve ancora arrivare ed infatti tra martedì e giovedì ci attendiamo temperature davvero bollenti. Con ogni probabilità sarà mercoledì il giorno più caldo, ci attendiamo almeno 30 gradi su tutte le località della costa siciliana, aree che risentiranno del mare ancora relativamente freddo, ma nell'entroterra e negli avvallamenti a ridosso dell'area tirrenica, proprio a causa di questa particolare configurazione, non si escludono valori intorno ai 35 gradi se non addirittura superiori. Sarà quindi un caldo eccezionale per il periodo, siamo in fondo soltanto nella prima settimana di maggio quando le avvezioni africane si fanno sentire, ma raramente con questa intensità. La situazione è destinata a mutare solo a partire dal prossimo weekend, ma è ancora tutto da valutare. Certamente da venerdì le temperature rientreranno gradualmente nella media e la ventilazione diverrà più sostenuta dai quadranti occidentali e settentrionali, scalzando la bolla rovente, ma solo dopo aver vissuto giorni da piena estate.